terza giornata del massimo campionato di Serie 1 di basket femminile. Ben trovati dal Pala Padua di Ragusa, si affrontano, passa l'acqua Ragusa contro Geas Sesto San Giovanni. Saltano per la palla 2 Cido Memur, alla meglio la formazione lombarda. Allora passa l'acqua che ha il primo possesso offensivo con Yuskaite, che va a depositare i suoi primi due punti appoggiando al vetro. Valeria Trucco dall'altra parte, il consegnato per Guatmei, palleggio, arresto, tiro, canestro. Molto imprecisa in attacco, la passa l'acqua, però qui recupera un gran pallone. Assist vincente. Pastrello esce dai blocchi e riceve poi Jasmine Thomas. Lo scarico per Maria Miccoli. Tre punti. Thomas aspetta l'arrivo di Pastrello, che riceve da questa Laura Spreafico. Pallone dentro per Deracidon. Va Cidom, buono il suo buona movimento di Cidom. Sì. Dall'altra parte tre punti di Ilaria Panzera. Allora attacca Ragusa per portare a una sola cifra lo svantaggio. Cidom per Spreafico, 6 secondi, Cidom si avvicina a canestro, 4 secondi, reverse, grande azione di Odera Cidom. Palla sotto di per Cidom, che subisce fallo, andrà in lunetta con il tiro libero. Poi Panzera, sempre zona da parte della passa d'acqua, Panzera da 3 punti, Ilaria Panzera. Miccoli. Maria Miccoli, assegno Maria Miccoli, Milazzo, tiro della disperazione di Yuskaite, vince sesto 73 a 69.